cosa qua? Cosa senti, fai? Senti, la prigione ufficiale, fammela vedere un attimo con calma, no? Ma questa non so se bisogna chiedere a Gianfranco. Ma guarda come mi sta dietro, ho paura di voi due. La chiave c'è su. La chiave è su. Fine. Sentite, una volta che mi capita la priglia, a provarla, allora, controlla il tuo montarozzo di terra se tiene. Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti su Moto.it per una prova molto importante, siamo a Chieve con Gianfranco Guareschi. Ciao a tutti, buongiorno. Jacopo Cerutti. Ciao a tutti. È la moto che ha vinto il campionato italiano Motorelli con Jacopo. Complimenti Jacopo. Grazie. Anche perché è stato un campionato combattuto fino all'ultima prova, bellissimo. E poi avete dato spettacolo. Tu hai fatto tante assolute con questa moto contro... Assolute vuol dire, ve lo traduco, che al di là delle classifiche monocilindriche... due tempi, quattro tempi, lui con la priglia, con la Touareg ha vinto proprio primo davanti a tutte le altre moto. E i percorsi del Motorelli, uno pensa a Rally, pensa all'Africa, no, il Motorelli italiano sono gare di enduro praticamente, navigato. Sì, sì, enduro un po' più veloce, tipo la Sardegna, però comunque abbastanza enduristiche, quindi mi sono stupito anch'io. L'ultima in Sardegna sono riuscito a fare l'assoluta dei, diciamo, dei tre giorni di gara, che è stato un po' l'obiettivo che avevo da inizio anno. Quando ho provato la moto, che ho capito che comunque era valida, ho detto il mio sogno, obiettivo, che più era un sogno forse, no, per quest'anno, era fare un'assoluta. Siamo riusciti in Sardegna, quindi è stato fantastico. E poi il fatto appunto di giocarsi così le gare con Botturi, una gara io, una gara lui, comunque sempre molto vicini, è stato bello. Secondo me ha dato anche molto più interesse e visibilità piuttosto che se avessi corso io da solo o lui. Bravo. Da solo. Anche perché il campionato italiano Motorelli è cresciuto tanto, c'è Antonio Sirelli, c'è l'FMI, ha fatto un grandissimo lavoro. Però va riconosciuto il merito a Aprilia e Yamaha, soprattutto queste due case, hanno riportato un'attenzione incredibile sulla categoria G1000, che c'era anche negli anni passati, è sempre stata una categoria molto combattuta, molto bella, però c'è stato un salto di qualità a livello di prestazioni, sì, con i piloti e con le moto. Va riconosciuto a voi due soprattutto, un campionato incredibile. Adesso ti rubo un attimo il tuo capo, Gianfranco. Vice capo, vice capo a casa. A casa, Vito. È Vito il capo. Vito e Gianfranco Guareschi, beh, li conoscete, è un nome importantissimo, il nome Guareschi nel mondo delle moto in Italia. C'è anche un'intervista che ha appena fatto, credo, Piero Battini su Moto.it. Sì. Andate a vederla perché è molto interessante. E Gianfranco, adesso ti sfrutto perché moto italiana, ha vinto il campionato italiano. Questa, tra l'altro, è una moto del Motorelli, perché c'è un'altra moto che avete preparato per l'Africa Race, che correrà proprio Jacopo. Quindi un'altra evoluzione con i serbatoi posteriori. Però adesso ci dedichiamo alla moto campionessa d'Italia. A me sembra la Touareg addirittura al 2024 già col telaio rosso. Però c'è un bel lavoro importante su questa moto da parte del team Guareschi. Sì, assolutamente, guarda, diciamo che il progetto è partito l'anno scorso. Noi avevamo intercettato che Touareg poteva essere una moto competitiva per fare questo tipo di gare, e siamo andati, diciamo, tra virgolette in sordina. Abbiamo preso una moto dalla concessionaria con l'aiuto un po' del marketing e siamo andati a fare un anno che sinceramente ci è molto servito per capire veramente la competitività della moto e individuare le aree dove lavorare. Quindi io ho detto il team Guareschi, però team Guareschi è Aprilia Racing, siete il team ufficiale di Aprilia. Sì, noi diciamo che siamo, curiamo l'attività sportiva per Aprilia Racing per quanto riguarda l'off-road. Certo. Quindi GC Corse cura l'attività sportiva di Aprilia per Aprilia Racing, per l'off-road, cioè per l'off-road di Aprilia Racing. In questo momento sono le gare di Motorelli, è questo mondo, è una moto che commercialmente è il segmento che dove tira di più, no? Dove c'è più movimento, e quindi anche questo interesse secondo me da parte delle case viene anche da sotto questo aspetto. E quindi l'anno scorso ci è servito tanto, quest'anno ha deciso la proprietà di scendere in campo con Aprilia Racing, e il progetto è stato dato a noi, e in base all'esperienza dell'anno scorso siamo andati ovviamente a preparare la moto in modo più deciso, più importante, e è venuto fuori secondo me un bellissimo prodotto, e ci ha confermato quello che secondo te avete vinto l'italiano, quindi la moto ci ha confermato quello che avevamo visto l'anno scorso, che la moto poteva essere molto competitiva, e il competitor era molto importante, Yamaha. Sì, e Botturi e Yamaha è una coppia, infatti c'era l'attenzione di tutti gli appassionati. Sarà in grado il giovane Jacopo di battere quel colosso di Botturi, che comunque con la Tenera ha una tanta esperienza, quindi è stata una missione molto dura. No, diciamo che era importante, perché comunque e Tenere fino ad oggi è stato il riferimento di questo segmento, di questo tipo di gare, e anche Alessandro. Ovviamente noi e Aprilia Racing è stata brava a ingaggiare un pilota come Jacopo, che ovviamente ci ha messo molto del suo e è stato molto bravo, e abbiamo ottenuto un risultato che, diciamo,
non era al di là delle aspettative, perché noi diciamo quando a casa nostra partiamo per far qualcosa ci dispiace arrivare secondi, però è logico che... Vieni qua dalla moto per mi vedere un che po'. Era una cosa importante. E le aree che abbiamo sviluppate sono diverse, a partire da comunque tutto il reparto ruote, che sono state fatte in collaborazione con l'Alpina, quindi cerchi, mozzi sono cambiati, sono completamente diversi e specifici per l'off-road. Tutto l'impianto sospensioni, tutta l'area sospensioni che è completamente Ohlins. Sì, Ohlins, dedicato per questa moto, curato da Andreani, che ringraziamo, che ci ha dato veramente un grandissimo supporto. Grande esperto Andreani. E tanta di esperienza, tanta qualità. E tanto anche Made in Italy, perché la moto è italiana. Andreani è un gruppo a Pesaro, credo che sia, no? Sì, sì, a Pesaro, assolutamente. E poi è stato cambiato completamente l'impianto scarico che ci ha fatto dedicato SC. Per noi. Ci spostiamo da Pesaro verso Milano, dalla Biate Grasso, anche questo italiano. Full titanio, e è stato cambiato ovviamente le piastre della forcella, comunque tutto praticamente le strutture del reparto sospensioni, a parte forcellone e link e tutta quella parte che è originale. Originale, ma vedo anche le plastiche, toccavo prima al codino, sono i fanali. Sì, no, la moto devo dire la verità, è un prodotto di base veramente già abbastanza competitivo. Ma sì, l'anno prossimo, tanto non c'è tanto divario tra me e lui, se prendo una Touareg di serie, posso comprare tipo le sospensioni Andreani Ohlins che dicevi e lo scarico SC, posso comprarlo e dare due mazzate a Jacopo l'anno prossimo? Perché ti sento, sono qua. Ovviamente lo puoi comprare, bene. Il secondo step secondo me poi, è abbastanza impegnativo, però sai che mai dire mai. Poi ci mettiamo dopo da parte di te per un contrattino, ti serve un pilota stagionato, ti serve, non solo certo, che... c'è sempre bisogno di tutto. Poi stagionato, siamo anche coetanei, siamo stagionati bene. Abbiamo curato l'area freni, comunque le due pompe sono due pompe Brembo Racing. Abbiamo fatto una mappatura dedicata allo scarico e al filtro dell'aria che ci è stato fornito da Spring Filter. Perché tutti, anche i concorrenti, mettete tutti il monodisco davanti e togliete il doppio disco? È un'esigenza solo stradale, in fuoristrada non serve? Ma il mono... alla fine poi magari te lo può dire più lui che è pilota questo aspetto, però secondo me l'esigenza di avere una frenata di due dischi in off-road non c'è. È una cosa che è più per un uso stradale. Alta velocità magari a pieno carico, ti basta quello quindi? Sì, sì, a me basta avanza. Preferisco avere un po' meno chili davanti e non avere paura di pinzare forte quando devo, che magari pinzo e mi si chiude. E comunque Motorelli, sai anche tu, corriamo tanto su strade tipo Brecciolino o su fango, quindi posti in cui la potenza pura serve poco, e comunque già così ti accorgerai che, nel senso, la frenata c'è, non manca. Ok, poi torno da te, l'ultima cosa volevo chiederti, importantissima, quindi il telaio, io ho visto la versione per Africa Race, ha il telaio dietro scomponibile con i serbatoi, questo invece è il telaio di serie? Il telaio è completamente di serie, è cambiato il colore perché ovviamente è stata data una livrea decisa da Aprilia Racing, che ha anticipato la versione 2024, perché la versione 2024 alla fine è molto simile alla moto con cui abbiamo corso quest'anno, esteticamente da vedere. Però rimane poi il cuore pulsante della moto, il motore. Voi avete una bella esperienza di preparazione di motori. Aprilia si sa che con le potenze non scherza, il motore non ci credo che di serie. Chissà, avrà 100 cavalli questo motore. No, guarda. Allora, i cavalli sono pressoché quelli di serie, è stata cambiata un attimino con la mappatura, l'erogazione, andando dietro alle esigenze e allo stile un po' di guida di Jacopo, in base a quello, ai feedback che ci dava lui, abbiamo cercato di adattargli, diciamo, un'erogazione del motore in base alle caratteristiche sue di guida. E poi alla fine sostanzialmente tutte le altre strutture sono quelle della moto di serie. Grazie Gianfranco. Adesso... Ah no, una cosa importante che abbiamo cambiato è tutto, diciamo, le infrastrutture che diciamo sostengono cruscotto e tutto quello che serve per però la lo strumento è quello originale. Lo strumento è quello originale, la torretta è una torretta fatta a GC Corse da noi, apposita per, diciamo, il Motorelli per questa moto. Passiamo adesso al tuo pilotino, guardate che Marcantonio. A parte la prima domanda vedendoti, Jacopo, è: ma queste moto in gara possono essere utilizzate solo da fisici come il tuo o anche da piloti normali?
Ma guarda, ti dirò, in realtà pensavo di trovare una moto molto più impegnativa, invece comunque sono moto che danno il meglio guidate fluide, pulite, no? Poi è chiaro che c'è un po' più di peso, quindi magari quando scarta ci vuole un pochettino più di forza rispetto alla specialistica da enduro. Però sono comunque moto in cui bisogna guidare molto fluidi e puliti per fare il tempo, per cui non serve granché forza, non serve granché... Quindi sì, assolutamente sono moto usabili da tutti. Chiaro, l'altezza va regolata, perché comunque sono moto, io sono contento, abbastanza alte, infatti ho fatto una sella piuttosto alta. Va un po' regolata con la parte, diciamo, di posizione di guida, ma per il resto usabili da tutti. Ti aspettavi la vittoria subito quest'anno? Guarda già che sorriso che deve venire. Te l'aspettavi? No, aspettarmela no, però nel senso ci speravo, perché comunque la prima volta che l'ho provata, poi non avevamo riferimenti, però comunque... capivo che riuscivo a essere efficace, e poi non sapevo onestamente quanto fosse efficace Yamaha con Botturi, perché alla fine lo scorso anno io puntavo alla classifica assoluta, e quindi non ho mai guardato bene quanto andasse forte Bottu o quanto margine ancora avesse, no? Per cui ho detto, ma magari si può anche vincere qualcosa. Poi, avendo vinto la prima, mi hanno detto, qua ci tocca cercare di vincere il campionato, e quindi ci siamo impegnati a fondo. Sensazioni la prima volta che l'hai guidata? Sei salito su, hai fatto i primi test. Prima eri spaventato, prima di provarla, cosa ti aspettavi quando sei salito sull'Aprilio? Ma mi aspettavo una moto più pesante da usare, quindi più difficile e soprattutto molto meno maneggevole. Invece questa, poi ti spoiler un po', ti accorgerai che, anzi, facci un po' caso, che secondo me è una moto veramente maneggevole. Ed è una cosa su cui poi abbiamo lavorato per l'Africa, perché comunque è una moto, secondo me, questa che già così di serie fa paura nello stretto. Infatti tanti tempi buoni che ho fatto a Motorelli, secondo me, sono anche grazie a questo, e su cui poi ovviamente abbiamo lavorato per l'Africa. Cioè dici che va bene nello stretto? Sì, va bene. Io mi sono stupito di quanto andasse bene una bicilindrica nello stretto. È proprio molto reattiva, no? Appena tocchi il manubrio, curva, e per cui questo secondo me mi ha aiutato molto, nonostante il peso, a fare dei bei tempi nello stretto. Poi d'altra parte invece per l'Africa abbiamo lavorato in senso opposto, perché è chiaro, lì ci sono velocità da autostrade, quindi anche la moto deve essere un po' disegnata in modo diverso. Interessante questa cosa che hai detto, una moto da rally come la tua, che ha vinto quest'anno il campionato, con questi rapporti, che velocità massima sviluppa? Sei in gara, sei mai riuscito a vederlo? A parte i guardini. Non l'ho mai vista, però la rapportatura mi pare simile, se non identica, dovremmo averla avuta al Transanatolia, e ho fatto 191 all'ora, mi pare. Guardi, posso dire io che il cruscotto, comunque essendo quello di serie, registra la velocità maggiore che fa la moto dall'on fino a quando fai l'off, e in certe speciali in Sardegna sia Jacopo che Francesco hanno fatto più di 150 all'ora. Pazzesco, in Sardegna? Sì. Ma com'è la moto 190 all'ora? Ma dipende cosa c'è per terra, è sempre quello, però no, andava via benissimo, era uno stradone tipo di ghiaia e andava via bene. Il problema è chiaro che le cose arrivano molto veloci, quindi... Ragazzi, se avete la tua rega a casa, non fatelo, lui è Cerutti, può farlo, noi non facciamolo, eh. Già i 100 in fuoristrada. Già 100 basta. Sono una bella velocità. È una bella velocità. Gara più bella e gara più difficile dove hai detto, qua si fatica. Ma gara più bella sicuramente la prima e l'ultima. La prima appunto perché era la prima e non ci aspettavamo di vincere. E l'ultima perché ho fatto una, secondo me, una gara veramente stupenda, sono riuscito a vincere l'assoluta di 3 giorni, vincere il campionato, quindi è stato bellissimo. Gara più impegnativa mi pare la terza, che eravamo forse a Umbertide, sì. E ha piovuto tantissimo e ci siamo comunque giocati la vittoria al secondo, quindi eravamo lì veramente tiratissimi al gancio, si dice. E quindi non potevamo mollare niente, ma c'era tanto fango, c'era molto viscido per terra, e guidare queste moto forte col fango, quando sai benissimo che non sai dove vanno le curve nel Motorelli, sì. Quello è stato impegnativo, perché comunque fermarsi sul fango quando ormai hai preso i 100 all'ora diventava impegnativo, quindi quella è stata la più impegnativa per me. Grazie Jacopo. Gianfranco, domanda che tutti vogliono farti. La Touareg è famosa, c'era la 125, c'era anche la 250, già capito, è bravo. La mia prima moto è stata una Touareg 50. 50, però di queste qua, cioè di quelle degli anni 90 che piacevano a noi, Jacopo era troppo piccolo, c'erano le rally. Voi la rally l'avete fatta correre, cioè nel senso che corre una moto da una moto rally. La rally con lo zampino di Guareschi, Aprilia, la fa o non la fa?
Ma guarda, allora, intanto andiamo a fare queste gare che sono importanti e sono quello che andremo a fare l'Africa Eco Race è un vero rally, no? Diciamo che quest'anno abbiamo corso con dei colori che poi nel 2024 sono diventati quelli della moto di serie. Non si sa mai, da cosa nasce cosa. Avete capito, non può dirlo, però all'Africa Race correrà una moto vedremo. Senti, fra un po' diventa buio, me la fai provare sta moto o sono un'intervista oggi? Dai, puoi provarla. Torna in sella? Torna in sella. Gianfranco, dell'ok? No, ma assolutamente no? Sì, assolutamente okay. Sì. Ragazzi, seguiteci perché adesso la accendiamo. Cosa fai con la mia moto? Oh Jacopo, ci ho preso un po' gusto alla fine. Ho visto. Sai che ti ho visto con la telecamera con lo sguardo un po' preoccupato? Sì, ho fatto proprio... Senti, ma fai di nuovo lì, come si chiama, la base per il cavalletto, te che sei esperto. Vai, bisogna fare il mucchio di terra? Vai, prova, magari sta su. Rifallo? Faccia la sabbia a chieve, ragazzi. Sabbia vera. Vai. Cosa dici? Come sono le tue impressioni così? Sai che sono emozionato? Sì. Perché la pista oggi a Chieve, nonostante quello che diceva Alberto, proprietario della pista, grazie Chieve, è bella, è sabbia, però ha nevicato ieri, è bella pesantina, tanti canali, entrarci con la bicilindrica è il peggior incubo del test, di ogni test per venire qua. Invece sta moto è facile di brutto. Te lo dicevo che era abbastanza facile. Devo ancora studiarmela bene perché adesso mi ha fatto pochi giri, massimo rispetto, è la moto di Jacopo. È del Team Guareschi, è una moto ufficiale, quindi non è una moto con cui entri e dici se la sdraio chi se ne frega, no. Tanto rispetto, ho cercato di non sdraiarmi anche sull'ultimo panettone qua. La cosa bella è che è facile anche nei canali stretti, gira in un fazzoletto. Come dicevi tu, si guida facile nello stretto, per essere una bicilindrica è veramente facile. La frenata col monodisco, meno male che c'è un monodisco perché è anche troppo nel fango. Dai, fammi un po' di domande tu che cosa sei. C'è la potenza, non so, motore, ti è piaciuto? La potenza mi è piaciuta perché ne ha un po' di più, sembra proprio un motore standard, ne ha un po' di più ai medi, ma non che strappa, è più pieno ma ancora più dolce del motore di serie. Non c'è nessun picco di coppia, credo che sia una questione di mappatura, sì, di sì, scarico. Sì, una cosa, sì, di mappatura, di diciamo, abbiamo fatto qualche prova con posizione del gas, apertura, giri il motore per vedere un po', insomma, e qua aiuta la tanto, mappatura migliore. Sul fango di oggi, dei canali, è facilissimo, proprio lo riprendi a metà. Tu mi dicevi usa il quick shift. Hai provato o no? Ho messo una terza un attimo, però qua già in seconda fai tutta la pista, senza neanche mettere la prima, tutta in seconda ed è bellissima. Sì. Conta che la seconda fa quasi 90 all'ora volendo. Infatti, che metto la terza? Dove la metto terza... la terza? Hai fatto la domanda a trabocchetto perché sapevi che non avrei cambiato marcia. No, sai, magari non proprio su di giri, ma per provare la cambiata con quei shifter. Sì, ho provato una volta solo perché me l'hai detto tu di provarlo. Altre domande? Ma te dico io, sospensioni? Sospensioni e magari posizione di guida, visto che comunque di solito sono abbastanza, sai, incassate. Invece io ho cercato di fare una posizione un po' più racing. Beh, la sella più alta, pezzo unico come hai fatto tu, a parte che anche di serie c'è il pezzo unico, mi pare, la quale. Sì, è pezzo unico come quello. Però da un bel sostegno, soprattutto quando sei seduto la inserisci bene. Non ti trovi con la bicilindrica grossa che ti fa faticare a inserirla in curva. Ma la forcella poi è meravigliosa perché oggi i panettoni a Chieve non osavo chiudere quelli, ma nessuno direi, non ho chiuso nessun panettone perché c'è tanto fango e non volevo fare disastri, però quando arrivi anche corta, a parte questo qua che un po' ci ho provato,
è un cuscino ad aria, non senti nessun contraccolpo. La trazione è bellissima, la frizione te la dimentichi, parti proprio la frizione, ciao, non serve non niente. Non la usi neanche. Sì, non la usi mai la frizione. Esci anche quasi giù di giri, riprendi il gas in seconda e ti porta fuori tantissimo, guarda che sorriso. Purtroppo la prova è già finita, però io dico ai nostri amici a casa che non finisce qua, perché troverete online anche una comparativa molto particolare con la Touareg ufficiale contro un'altra moto ufficiale, ma non spoilerò troppo. Seguiteci su moto.it. Jacopo, io a te, al team Aprilia, a Gianfranco e a Vito Guareschi dico un grazie grosso così. Beh, grazie a voi che insomma ci fa piacere, mi fa piacere anche il fatto che la provi, che dai le tue impressioni, che insomma... Si vede il sorriso, eh. Si vede, vede. O se hai altre domande, sei te adesso che invertiamo i ruoli. Altre domande? Ma no, direi che abbiamo parlato un po' di tutto, motore, ciclistica, tutto, quindi... Che mappa avevo? La mappa, l'unica standard. Mappa, sì, è l'unica mappa che uso in dolcissima. Gara, quindi io mi aspettavo solo quella. Con sto Marcantonio, un motore esplosivo, cattivo, invece è dolcissima. Ma sai che poi le gare le vinci se freni meno, vince chi frena meno piuttosto che chi accelera di più, quindi alla fine bisogna scaricarli i cavalli in qualche modo. Grazie Jacopo. Grazie a voi. Grazie ancora Aprilia. E ragazzi, commentate qua sotto la prova, perché le Moto Factory sono sempre qualcosa di speciale. Su moto.it abbiamo avuto la moto campionessa d'Italia Motorelli 2023. Ciao. Ciao.